Questa proprio non me l'aspettavo, l'S55-510, non so da dove venga o che sia qui, ma pensavo fosse l'S56-588, tipico qui a Livorno, barra Empoli, barra Firenze, insomma, è l'unico rimasto dopo tutto. E invece eccolo qui, io non l'ho mai visto e non so da dove venga o chi lo gestisca. Oggi il rock è bello pieno, ce la caveremo con i posti al secondo piano in coda. Le occasioni per filmare sono moltissime ora che il conservatorio è partito a pieno regime e il nodo di Firenze è un ottimo punto per fare buone riprese. Prima o poi ci faremo un giro, voglio vedere come sono messe queste nuove MD. Bene, siamo sul treno per Arezzo e nulla da oggi Green Pass su qualsiasi treno e la cosa sinceramente mi fa sentire un po' più al sicuro, perché tanto io sono doppia dose vaccinato, quindi a febbraio probabilmente farò la terza. E nulla, siamo qui, si va a Rovezzano. Ed ecco un'altra occasione rara, per qualche strano motivo i treni che di solito sono negli ultimi binari, come questo per Arezzo, si trovano qui sui primi, anche quello per Borgo San Lorenzo, di conseguenza ci godremo un attraversamento di tutto il piazzale di Santa Maria Novella attraverso gli scambi, qualcosa di raro. Sfila adesso la G2000, locomotiva diesel, mostro da 87 tonnellate, progetto del 98, in costruzione dal 2000 fino ai giorni nostri. 120 all'ora la velocità massima, la potenza 2700 kW. Bada l'Italo fermo a Rovezzano. E laggiù c'è un frecciabianca, non sono riuscito a prenderlo. ETR 460. Riesco a vedere se è fermo laggiù, ma nel dubbio vi ci zoomo a pieno, così alla peggio voi lo vedete. E non si vede per poco, aspetta. Forse è laggiù. Vi giuro non riesco a vederlo, ma se c'è è lì. Il binario 3 quindi dovrebbe andare verso Firenze in teoria, ma c'era un 460 qui al binario 1 che andava verso Firenze, quindi lui è fermo e aspetta, non sa dove deve andare, meglio io non lo so dove deve andare, forse da dietro si vedono le luci ma non vale la pena spostarsi.
e anche lui se ne va. Peccato, peccato per il 460 al binario 1, che non è cosa che si vede tutti i giorni. C'è qualcos'altro laggiù, è sempre lì. Hanno aggiornato qualcosina, si sentono gli annunci anche da qui. Ma noi non siamo qui per questo, noi aspettiamo un transito al binario 1. A questo punto io solo so da dove arriva, perché li mettono come gli pare. Di solito arriva da lì, ma non si sa mai. Ah, quella a casa mia non è il binario 1. Quello è il 3. E quello è un ETR400 che spara a 10 MW. Qualsiasi cosa doveva passare al binario 1 è passato al 3. Quindi non passerà altro, almeno credo. Siamo pronti. Visto. Qui nel... Alla fine qualcosa è passato. Oh, ne passa, ne passa abbastanza. Questo è bello a distanza di blocco. Altro che storia. Meno di un minuto fa è passato l'altro. Ora ce n'è un altro qui. Poi ce n'è uno al 4. Chi è che fa prima? Non si sa. Intanto qui c'è un altro 675. Allora so già che devo stare pronto a togliere lo zoom per chi passa al binario 1. Anche perché a sto punto non so da dove arriva. Beh, ETR 675. Ok, mi sa che arriva da lì. Via lo zoom. No, questo è un altro ancora. Ma quanti ne passa? Non so più dove guardare. No, seriamente. Questi mi sa che sono tutti treni in ritardo. Si stanno accumulando terribilmente. C'è lui che ci prova a non fermarsi del tutto, perché se ti fermi del tutto per una questione di SCMT poi è dura ripartire. Ha detto via via via. Andiamo, andiamo, ci abbiamo via libera. Ogni tanto mi esce questo toscano che non mi piace. Il prossimo candidato è lui. Aspettiamo. Eccolo. Bello, sempre bello il diesel. Qual è il treno più tipico che può provenire da Prato o quelle zone lì? Ovviamente lui. Originale. Di prima serie, specifichiamo. Mi faccio notare come ogni tanto i freni dei Vivalto ricordino quelli delle PR, ogni tanto, dei Vivalto di prima serie. Noi aspettiamo quello per Firenze. Io quel finestrino lo chiuderei. Ci sono meno di 10 gradi. Oh, questo è il mio. Oh, via. Si va a rifreddi. Attenzione. Treno in transito al binario 4, allontanarsi dalla linea gialla. Ci fa piacere. Ora nel dubbio che va a Pistoia, io mi sposto un po' più in qua. Oh, e ci risiamo, ne arriva di nuovo troppi. Io sto nel mezzo, che devo fare?
Ok, ora uno al 3 e poi il nostro. Nova è diretto a Pistoia, delle ore 16.01 è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Dove sei che qui fa freddo? Ce n'è troppi. Non li posso prendere tutti. Per questo si è buttato ora sul binario 3 che era appena passato l'altro. Freccia rossa. Non hai detto niente. Dove cavolo è il mio treno? Oh, beh, lì, alleluia. Aspetta che è un jazz, andiamo avanti. Quando ci fai l'abitudine a certe cose. Sì, lo so, ma chi volete che scenda qua?